Ecco, stiamo salendo verso il Monte di Sant'Ignazio a cavallo, dove appunto lui decise poi della sua vocazione, perché lì fece la promessa di diventare religioso. Adesso Peppino Petrizia, dove stiamo andando? C'è una fontanella d'acqua, dopodiché possiamo rigirare e prendere il cammino del mezzo. Quindi lo facciamo tutti a gradoni. Stiamo sempre più salendo, adesso siamo a metà. Perfetto. Questo è un cammino eccellente che si può fare davvero anche d'estate, perché si viaggia sempre con l'ombra appunto sul. L'altro giorno ci siamo arrampicati con mia moglie in questo sentierino e infatti c'è stato pericolo, perché bisogna essere molto, stare molto attenti, Ecco, lo perché diciamo. senza bacchette piccolo sentierino. Sì. Adesso noi ritorniamo alla fontanella, mi dà la fontanella, da giù. Ah, è qua la fontanella. Sì. E poi è questo il percorso che faremo o no? No, facciamo l'altro cammino. L'altro. Ma anche da qui si arriva? Sì, anche da qui si arriva su, però molto ripida. Quindi bisogna stare attenti. Problematico? Problematico, sì. Ma ok. Tant'è vero, abbiamo trovato il cartello pericolo. È per persone esperte, noi ancora non siamo esperti. Ecco qua. Chissà se questa fontanella è acqua potabile, questo non lo sappiamo. Non possiamo dirlo, forse non c'è neanche Niente scritto, però. Giusto una lavatina sale. nel Sì. caso, non l'abbiamo fatto più di tanto, ma. Bene. Molto No, adesso torniamo giù. Questo è un che Sì. porta giù, sempre un Sì. sentierino. Dobbiamo ripassare da lì. Sempre ben curati, sono tutti sentierini, È però sono ben perfetto, curati. è perfetto. Cioè, quando c'è la Ripariamo. natura e la mano dell'uomo che ti realizza queste cose, sei in un contesto veramente meraviglioso. Brava Anche questi Patrizia. gradini non sono naturali, ma sono fatti. Ci vogliono. Guardate come sono ben inseriti, ben incastrati. Perfetto. Come si chiama il cane? Come si chiama? Ivi. Ciao Ivi. Guardate, i tapis roulant non hanno ragione d'essere a Laconi. Veramente, acquistare un tapis roulant invece non sfruttare di questi cammini è proprio un reato. Allora, siamo ecco al cammino de Meso. Abbiamo fatto quello Perfetto, di abbiamo passo. visto un po' la fontanella. Adesso procediamo. Continuiamo a salire. Lo scenario è magnifico sopra, dove c'è la statua di Ignazio Ventenne e il cavallo è imbizzarrito. E dire che anche io devo aspettare 60 anni prima di fare questi cammini quando ce li avevo in casa. Veramente, veramente, abbiamo le cose in casa e non ne abbiamo E non ce ne accorgiamo, consapevolezza. non ce ne No, accorgiamo. no. Purtroppo è così, succede spesso un po' a tutti. Se abbiamo in casa non lo sfruttiamo. E questa è una cosa da proprio da rimproverarsi, perché Appunto, bellissimo il mare, tutto quello che volete, ma d'estate camminare Sì, qui, dov'è il posto migliore per farlo? aia, aia, aia. Quindi, ai nostri cari camminanti di Lodi alle Torri e anche attorno al Lago Modeo, sappiate che Isili e anche Laconi, e lo state vedendo adesso perché questo è il parco di Laconi, ecco,
vi offrono tanto. Buon cammino. Buongiorno, grazie. Poi stiamo andando una camminata costante, passo per questo. Bene, no? No, è quando c'è la salute che va bene. È per quello che dobbiamo sprecare proprio di energia. I vostri figli piace camminare? Sì, sì. Meno male. Erika, ancora. Erika no. Cioè, non è che non le piace, è che Erika se non scende di peso, il problema è quello. È la testa che non è pronta, capito? È tutto, sì, ma anch'io penso, non ho mai camminato, non preferivo l'asfalto alle strade, adesso è l'incontrario. Mia prossima macchina sarà per camminare proprio laddove appunto sembra impossibile. Sì, quello è la testa, bisogna essere... Sì, bisogna... Adesso ne ha fatto tante cose, ma... È una volta che capisci che cosa vuol dire camminare, certo. Non smetti più. No, è un bisogno. Manca, sì, è vero. È bellissimo vedere veramente, conoscere il nostro territorio, cammin facendo, perché lo vedi in un altro modo, non ti accorgi in macchina. Non arrivare stremati, perché poi... allora poi quando si diventa troppo faticoso. È come un trauma, infatti. Tu bisogna stare attenti. Certo. Non devi arrivare camminare a... bene, però stare bene senza esagerare, ognuno ha le sue forze. La mia esperienza del cammino è sempre che alla fine non avverti tutta quella stanchezza che potevi immaginare all'inizio, quando, perché molti quando sentono 25 km si spaventano. È vero, invece si procede metro anche dopo come metro, fai, certo. Dipende anche da come un e poi in base all'allenamento che ha, perché tutti possono fare quello, è importante, e poi anche l'età influisce, ecco, diciamola tutta, certo. È vero, perché questo è un cammino fattibilissimo, ad esempio quello che abbiamo fatto l'altro giorno, pur essendo a 50 metri di dislivello soltanto, ma era pieno di sassi, di arenaria, e quindi scivoloso, bisogna stare, questo è percorribilissimo. Questo qua è veramente tranquillo proprio come percorso, lo può fare chiunque secondo me, perché ci cammini bene. Ottimo, sì. È importante, credo. Vedi se lui d'acqua, quello è importante. Quello è importante. L'acqua. In Galizia quando arriviamo lì in qualche posto è così. E voi questo quando l'avete scoperto? Questo non da tanti anni. Noi ci venivamo qui al boschetto perché siamo vicini. Sì, ma si andava alla cascata e finiva lì. Paura di perdersi da ragazzini. Non sapevi che c'erano altri percorsi, no. Che c'erano tanti sentieri da poter... buttare a caporale nella... Ma non erano neanche pubblicizzati più di tanto, non c'era la cultura del cammino, non eravamo neanche attrezzati con le scarpe adeguate, con tutto quello che serve, gli accessori per poter fare un cammino. Non c'era... È importante anche le scarpe, anche se qui si cammina bene, però è importante perché c'è del fogliame, quindi a volte si può scivolare, non è che... Quindi con le... Ecco, vediamo con i funghi. Ecco, sì, non mancano. Poi se sono... mangerecci non credo, ma sono molto diffusi questi frutti.